te com'è andata? A me bene. A me un po' meno. Giusto. A star male la notte. Cioè, pensi, non passo più una notte tranquilla io. Stanotte, oltre ai miei soliti vari problemi di gestione, diciamo, ho avuto una mega orticaria per un pigiama che mi sono messa. E una tuta termica della moto vecchia, l'avevo lavata ovviamente, tutto il resto me la sono messa per dormire, mi sono svegliata dopo un'ora, ero completamente piena di bolle, mi ero gonfiata tutta dal collo a scendere giù, sicché non è stata una nottata proprio serenissima, però siamo stati bene. Sì, bah. Ecco, siamo stati bene. Ci torniamo, il signore è stato gentilissimo di questo pub 1900, ci ha fatto attaccare alla corrente col camper, ci ha fatto dormire nel parcheggio. Ieri sera abbiamo mangiato strabene, tanto, delle belle porzioni, quindi approvatissimo, sicuramente ci torneremo, perché già solo per la cortesia del gestore è andata proprio bene. E adesso si va a cercare il bar e poi pensavamo di andare a Passignano a vedere, per prendere il traghetto per andare a una delle isolette che ci sono centrali sul Trasimeno, perché gira e gira, da quanto si viene sul Trasimeno ancora non abbiamo mai visto gli isolotti centrali, e poi stasera si va a dormire all'Istro. Vai, buona. Tanto abbiamo fatto per arrivarci a sto castello di Gai, che non si può visitare perché è residenza privata, ma nessuno ce l'aveva detto. È una strada impervia per arrivare su, che è una roba micidiale. Voglio vedere ascenderla ora, panico, paura. E niente, la stiamo facendo il giro a piedi lungo le mura del castello, ma si vede poco o nulla in realtà. Questa è però la legnaia del signore che ci ha spiegato com'è la situazione. Insomma, ti ha preso un po' la fregatura, babbo. Che sì, non siamo riusciti ad andare. C'è stato verso di prendere questo traghetto, non ci si è capito nulla sugli orari, non erano scritti bene gli orari, sicché. Festivi, non festivi. Festivi, non festivi, poi c'era quello del sabato e la domenica, però alcuni c'era il cavilletto solo la domenica. Vabbè, si è mangiato un bel panino, abbiamo fatto una bella passeggiata. Ora fare un bollettino di là. Siamo qui al porticciolo di Passignano, che è completamente invaso da gabbiani, aironi, da ogni cosa. E si fa un giretto. I bimbi ora sono a riposarsi sul camper perché erano stanchi con quelle gambine secche, non sono abituati. E niente, dopo si va al camping Listro. Guardate quello bianco com'è batuffoloso. Piccolino dentro la vasca. Non lo vedo. Sì, è vero, dentro la vasca c'è. Eccolo! Oh, che bello! Bro. Aiuto. Eccolo. E quindi? Non ho voglia di pigliare la GoPro. Sono stanca. Sono faticata, sono qua. Cosa? Quindi cosa? Stiamo aspettando che cuocia la carne di Angus. Finello abbiamo un burka. Avevamo le terre, vino rosso, eccetera. Spero di prenderci tutte e due, se no sentirete la voce di uno o dell'altro. Va bene, comunque lì stanno facendo festa, eh. Allora, siamo al camping Listro, contestualizziamo. Noi siamo tradizi, siamo insieme tutti Cartago. E poi ci siamo noi poveracci. Noi ce l'abbiamo anche sporco!
sporca. Dalla regia dicono che ce l'abbiamo anche sporco. Probabilmente stanno facendo anche la griglia. Abbiamo visto il nostro comare qui accanto del Cartago che ha fatto anda e rianda con vassoi di roba. Ora si mangia, dai. Abbiamo mangiato prima il peorino. Va bene. Ok? Buon appetito. Buon appe. Buongiorno. Sì, c'è la GoPro che mi fa un bel beat, 70% di batteria, mi si spegne perché dice la batteria è scarica. Insomma, siamo al campo di Istro, ci siamo arrivati ieri pomeriggio dopo pranzo e abbiamo fatto prima un giretto nel paese ieri pomeriggio e poi si è fatta una passeggiatina sotto il paese dove c'è Barrettini. Abbiamo preso un ottimo mojito, ragazzi, c'è un bar che si chiama la Cannuccia, sì. Fa un mojito bomba, strabuono. E ora niente, si stava ragionando cosa fare, abbiamo già pagato la piazzola. Si svuota il caccone. E ce n'è tantone. Pirone. E poi si pensava ad andare verso casa, magari ci si ferma se si vede che il tempo regge a Monteriggioni. Se andiamo a Monteriggioni, c'è cioè, una bella giornata, si può visitare. Ci si ferma lì, si visita, poi si guarda se si pranza qui sul campo a casa, insomma decidiamo.